Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella Città che questa settimana ha un andamento un po' particolare proprio perché ci troviamo in un momento importante. Siamo alla vigilia per chi ci ascolta in diretta di giovedì ma comunque nel momento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che è dal 18 al 25 gennaio come tradizione. Eh, preceduta il 17 gennaio dalla giornata di dialogo ebraico-cristiano. E allora è con noi un ospite perché dedicheremo l'integralità praticamente del programma, della puntata, a questo tema fondamentale. Ve lo presento subito, il nostro ospite è il diacono permanente Roberto Pagani che è responsabile del servizio per l'ecumenismo in dialogo della diocesi, buongiorno, e buongiorno. quindi insomma persona che conosce bene l'argomento di cui vogliamo parlare insieme e oltretutto conosce molto bene il mondo ortodosso. Sì. E quindi, mondo che naturalmente lo vediamo dalle nostre strade per la presenza di eh, tante persone che vengono dall'est Europa è anche per quanto riguarda le chiese, in rapido aumento in terra ambrosiana. Sì, assolutamente. Ecco. Allora dicevamo settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, fra l'altro vi segnalo che il sussidio è eh, disponibile con tutti i testi utili oltretutto per eh, l'intero 2015 dal punto di vista ecumenico. Il cardinale Scola, come tradizione, il primo gennaio, prima giornata dell'anno, dopo la celebrazione... Eucaristica in Duomo ha ricevuto tutti i rappresentanti delle chiese presenti a Milano e anche in diocesi che sono una presenza forte, li ha ricevuti dopo la benedizione ecumenica in Duomo, diciamo così, li ha ricevuti in casa proprio, eh, propria e ha rivolto ai rappresentanti che ogni anno oltretutto sono sempre di più, quindi eh sì. un segno significativo. Certo, quest'anno... C'era la quasi totalità delle chiese rappresentate, nel Consiglio le chiese e le comunità cristiane sono 17, però ne abbiamo anche alcune che sono fuori dal Consiglio e che stanno chiedendo di entrare. Che bussano alla porta. Che bussano alla porta, esattamente. E quindi il Cardinale, dicevo, li ha ricevuti e ha rivolto parole. Importanti a partire proprio dal tema scelto quest'anno a livello peraltro non solo ambrosiano per la settimana che è Dammi dell'acqua da bere, che è tratto da uno dei più belli episodi del Vangelo di Giovanni, che è quello della Samaritana. Quindi, diciamo, eh, Giovanni 4, mi pare. capitolo 4, l'intero capitolo 4. Sì. Ogni giorno della settimana ci saranno delle sottolineature legate alle varie parti del racconto che essendo un racconto di struttura narrativa bellissimo si presta molto a vedere diversi aspetti sottolineati di volta in volta quindi anche il fascicolo che ha mostrato prima consente di seguire progressivamente l'evolversi del dialogo tra Gesù e la Samaritana insieme a tutti gli altri attori protagonisti Diciamo che ci sono e questo consentirà di approfondire vari aspetti. Il brano è abbastanza lungo, quindi ce n'è per meditare. E allora ascoltiamo il Cardinale Scola dall'incontro del primo gennaio con i rappresentanti delle chiese proprio a partire eh, dalla scelta di questo tema 2015. Questa pagina ci sprona a ravvivare la forza di testimonianza propria delle nostre comunità. Affinché il Vangelo possa diventare parola vera ed efficace per tutti i fedeli, per tutta la società civile milanese e delle terre ambrosiane. E questo in un momento in cui le nostre comunità sono chiamate ad un rinnovato impulso evangelizzatore in vista, come è stato già ricordato, dell'evento dell'Expo che fungerà certo da catalizzatore per molti milioni di persone da tutto il mondo. 2015, l'Expo a Milano, oltretutto eh, per un incontro bello, l'acqua da bere, il nutrimento, il tema dell'alimentazione, alimentazione dello spirito naturalmente. Certo. La Diocesi, insieme alla Caritas Internazionale, sarà presente all'evento e nel padiglione sono state scelte due frasi: non di solo pane, e dacci oggi il nostro pane. Questo evidentemente mette in risalto due tipi di bisogni, ma anche dammi dell'acqua da bere esprime un bisogno esprime un bisogno che nel caso della Samaritana Gesù è abilissimo a far diventare qualcosa di più. Il nostro cardinale dice sempre partiamo dal bisogno e cerchiamo di far venire fuori, far emergere il desiderio. Ecco, questo desiderio di senso è sicuramente uno degli aspetti che noi cristiani possibilmente insieme siamo chiamati a far emergere. Durante tutto il periodo di Expo, durante tutti i sei mesi, cercheremo di disseminare la città di luoghi in cui per quelli che saranno in città, evidentemente certo. per quell'evento, sarà possibile cogliere questo segno di presenza il più possibile unitaria dei cristiani con la possibilità di un incontro personale. Anche perché il cardinale lo ha detto spesso e lo ha ripetuto con forza eh, nell'incontro di cui stiamo parlando del primo gennaio. Eh, L'Expo non può essere solo ridursi a una fiera, seppur bella, di alimenti, non può essere solo un rilancio, anche se necessario, del brand economico del marchio di Milano, ma deve avere un'anima. E allora che cosa meglio di un'anima anche? Eh, innervata dalla comunione delle chiese che sono presenti sul nostro territorio. Certo, arriveranno milioni di persone, i biglietti venduti almeno ci dicono che saranno parecchi milioni, da tutto il mondo e eh, ci sarà sicuramente la possibilità per tutti di trovare appunto questi luoghi. Gireremo per la città e ogni settimana una chiesa sarà aperta per dei momenti di preghiera, di riflessione e di incontro. Durante tutto il periodo ci saranno anche dei momenti specifici che faremo in Piazza del Duomo, il pane e la parola, all'interno dei quali motivare ancora di più questo desiderio di riuscire a far emergere un po' questo desiderio dal bisogno di pane che comunque non dobbiamo dimenticare perché effettivamente alcuni ce l'hanno e altri no. Quindi questo è un tema che il Papa ci richiama sempre. Da riuscire ad ascoltare il grido di queste persone certo. nel momento della settimana di preghiera dell'Unità dei Cristiani, dal 18 al 25, sono molti gli eventi, oltre 20 ma poi anche di più, sia a Milano e quindi organizzati dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano in collaborazione col Servizio Comunismo e Dialogo e. Naturalmente nel territorio, eh, in questo caso organizzati dal, in collaborazione con il Servizio Comunismo e Dialogo e, e le singole zone. Ecco, eh, perché? L'attenzione eh, dell'arcivescovo quest'anno lo ha detto, si punta anche molto eh, non solo sulla città di Milano, verrebbe immediato Milano-Crocevia, Mediolanum, eh, celebrazione a Milano. Eh, invece il cardinale il 18, alle ore 18 è a Varese presso la basilica di San Vittore, proprio per il momento iniziale della settimana ecumenica, eh, nella zona seconda che è quella di Varese. Perché questa scelta? Allora. È un percorso che è già iniziato sin dall'arrivo del cardinale in diocesi perché il primo anno aprì la settimana a Milano, il secondo anno andò a Monza, l'anno scorso immediatamente dopo la settimana siamo andati a restituire la visita al patriarca Bartolomeo a Costantinopoli, quest'anno ha scelto di andare a Varese. Perché questo tipo di percorso? Perché negli ultimi anni la presenza di comunità cristiane non cattoliche è penetrata nella diocesi. Oramai le chiese sono quasi tutte presenti a Milano. Ciò che sta accadendo adesso è che vengono aperte nuovi luoghi di culto di queste comunità nella uh, diocesi. Che essendo molto vasta vede una presenza molto variegata e anche molto dinamica delle varie chiese, che magari ciascuna apre due o tre comunità parrocchiali all'anno. Potremmo immaginare in un futuro prossimo che, come il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano, che ha compiuto 15 anni, ci possano essere, non so, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Varese? È Esattamente. Possibile? È iniziato un cammino l'anno scorso, che stiamo evidentemente sostenendo, perché a Varese, città e zone limitrofe, sono presenti 7-8 comunità eh, non cattoliche, con i vari pastori, le varie pastore, eccetera. Sono comunità... In questo caso, molto legate all'ambiente della riforma, perché uno dei fattori è la presenza dell'Euratom a Ispra, che porta nella zona eh, lavoratori di diverse nazionalità europee, ma che comunque oramai essendo in presenza da tanti anni. Per la gente del nord Europa Varese è anche un luogo di vacanza, per cui c'è da tener conto anche questo. Sono comunità alcune delle quali fioriscono più d'estate che non durante l'inverno. Lì sta nascendo proprio eh, un desiderio di condivisione che ha portato ad immaginare un percorso che alla fine potrebbe avere un consiglio delle chiese cristiane, evidentemente non di Milano, ma di Varese. Non arriveranno le 17 chiese che ci sono certo. oggi a Milano, ma la strada di amicizia, di dialogo, di incontro e di confronto è già iniziata e quindi è pensabile che nell'arco di un po' di tempo si riesca a strutturare Questo... un qualcosa molto simile. E allora noi vediamo un po' che cos'è il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano in questa breve scheda che ne traccia, per così dire, soprattutto l'origine. A Milano, dal 1998, opera un consiglio pastorale ecumenico a cui attualmente aderiscono 17 chiese cristiane, Chiesa Cattolica, Chiese antico-orientali, Chiese ortodosse, Chiese evangeliche e protestanti, Chiesa anglicana. È il Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, che si autodefinisce una comunione di chiese. Non si tratta dunque di una sorta di superchiesa, tantomeno la comunione dell'unica chiesa, ma solo un'espressione a livello locale del cammino intrapreso verso di essa. Il Consiglio Nasce infatti dalla convinzione che ormai, grazie ai passi compiuti dal movimento ecumenico, i cristiani di diverse confessioni possono condividere non pochi aspetti della vita pastorale delle loro chiese. L'atto di nascita del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano fu firmato il 13 gennaio 1998 nella sede della Curia Arcivescovile della Chiesa Ambrosiana. Da tre rappresentanti di ciascuna delle singole chiese allora aderenti. La pubblica presentazione del Consiglio ai cristiani della città avvenne nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quell'anno. In particolare, la sera di sabato 24 gennaio si svolse nel Tempio Valdese la celebrazione ecumenica della parola sul tema della settimana. Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani capitolo 8. Nella sua indimenticabile omilia, l'Arcivescovo Martini sottolineò che il Consiglio era un segno dell'azione dello Spirito, perché nasceva non dall'iniziativa di una Chiesa che avesse convocato le altre. Certo, è un atto di coraggio da parte di tutti, non è una Chiesa che propone a un'altra vieni con me, facciamo questo cammino. È un fatto che nasce... Dallo spirito nello stesso modo in tutti, quindi è lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza generando qualcosa di nuovo. Certamente il cardinale Martini. Eh in queste parole belle che abbiamo sentito, ci richiama il fervore dell'inizio, eh, la prima grande assemblea ecumenica di Basilea dell'89, poi sarebbe venuta grazia nel 97, Sibiu nel 2007, ma è un cammino che continua. Certo, certo. E, e soprattutto questa attività dello spirito, che evidentemente sta cercando di dirci qualcosa anche oggi, perché è la realtà che si è manifestata in forme impensabili anche solo dieci o quindici anni fa, che ci porta a riflettere su che volto può assumere il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano per affrontare al meglio questi fatti, questa realtà che evidentemente cambia con una rapidità a cui a volte facciamo fatica a stare addietro. Oggi questa realtà è abbastanza diversa rispetto a quando il Consiglio è nato, però la fatica che dobbiamo fare nel leggere ciò che lo Spirito vuole dirci è fondamentale, perché è evidente certo. che è un'iniziativa che noi facciamo insieme, ma è sostenuta dalla presenza dello Spirito. Abbiamo detto il cardinale aprirà a Varese la settimana di preghiera, e un altro momento importante, sabato 24 gennaio, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale che si trova in via dei Cavalieri del Santo Sepolcro al 3 a Milano. Conferimento alla presenza naturalmente dell'Arcivescovo Scola della laurea honoris causa a eh, sua eminenza eh, il metropolita di Pergamo Ioannis Ziziulas del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Eh, brevemente prima di uscire per questa prima parte eh, e orientarci alla seconda, un fatto importante assolutamente, soprattutto se teniamo presente che il metropolita Ioannis è il personaggio, il teologo di riferimento del mondo ortodosso al punto che è il responsabile, lato ortodosso, della Commissione di Dialogo Cattolico-Ortodossa a livello mondiale. E quindi questo è anche un riconoscimento di tutta l'attività che ha saputo svolgere nell'arco di una carriera a livello teologico che dura da 50 anni. Adesso lo abbiamo detto, ci lasciamo per qualche momento per la pubblicità, ma torniamo insieme con il nostro ospite, il diacono Roberto Pagani, per parlare di Unità dei Cristiani. Ben ritrovati con questa puntata della nostra Chiesa nella Città, interamente dedicata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Eh, voglio chiedere al nostro ospite, responsabile del servizio per l'ecumenismo e il dialogo della Diocesi, eh, il significato eh, centrale della settimana con tutti questi eventi, proprio per dare la possibilità alla pluralità di esprimersi. Assolutamente, è chiaro che. Avendo un contesto così articolato l'obiettivo è proprio quello di valorizzare le presenze locali che eh, ci sono su tutto il territorio diocesano. Certo alcune comunità non hanno una presenza così articolata e allora ci sono alcuni ministri che si muovono durante queste celebrazioni. Però è altrettanto vero che l'indicazione che abbiamo data ai vari gruppi che a livello pastorale di ogni zona organizzano gli eventi locali è stata proprio quella di valorizzare il più possibile le presenze locali perché è importante che queste siano occasioni nei quali costruire dei legami. E allora, noi stiamo vedendo in questo momento proprio le immagini di quel primo gennaio eh, con la benedizione finale della celebrazione. Sono presenti, lo vedete, i rappresentanti delle eh, singole chiese. Eh, in questo momento nella processione di chiusura dell'Eucaristia. Eh, è stato un momento, lo abbiamo detto, tradizionale. Qui siamo nella cappella arcivescovile, all'interno eh, della parte di diciamo così, non proprio privata, ma eh, vicina all'abitazione privata dell'arcivescovo. Eh, ora vediamo il vicario episcopale di settore, Monsignor Bressan, che appunto definisce il senso di questo incontro come evento anche provvidenziale. Lei ha detto sempre più rappresentanti presenti, lo vediamo, eh, il cardinale ha rivolto la sua parola a tutti voi con eh, particolare attenzione e proprio perché ci è sembrato importante questo discorso, noi vogliamo proporvi da questo stesso intervento proprio l'indicazione di guardare al futuro. Ascoltiamo. Consentitemi di raccomandare un'accurata attenzione al presente delle nostre terre, le terre lombarde, così come l'Italia, così come tutto il mondo, sono in forte evoluzione e una diocesi enorme come la nostra presenta non pochi elementi di fatica e di resistenza ad accogliere il cambiamento, penso soprattutto alla questione di quel che io chiamo il meticciato di culture e di civiltà. Il lavoro ecumenico è chiamato a guardare sempre verso il futuro, partendo dal concreto del presente in cui ci troviamo a vivere, soprattutto in una società mobile e appunto plurale come la nostra, che eh, chiede di essere accolta secondo la sua fisionomia, presente non con lo sguardo volto all'indietro. Ma piuttosto nella prospettiva futura. Ma per noi cristiani, presente e futuro del pellegrinare storico ha un nome proprio, l'annuncio di Cristo, la missione. In questo senso, ritengo essenziale l'urgenza di offrire come cristiani una testimonianza corale all'evento dell'Expo. Ecco, una testimonianza corale all'evento dell'Expo non vuole dire fare tantissimi eventi, se ne faranno, ma insomma non moltiplicare gli eventi. Vuol dire essere, se la frase evangelica non è, non è troppo forte, diciamo, all'interno di una trasmissione televisiva, un po' anche il sale della terra. Sicuramente anche perché se misuriamo le nostre forze rispetto all'evento in sé, eh, certo, la Chiesa Cattolica a Milano evidentemente è la Chiesa che ha la presenza storica più significativa, per altre comunità parliamo di presenze magari grandi, ma meno significative, per alcune parliamo di presenze proprio piccole. Una delle cose belle del Consiglio è che impariamo a camminare con un passo. Che tiene conto anche di queste cose, perché sarebbe facile. cioè, un voto vale la Chiesa Cattolica, un voto vale eh, l'esercito della Salvezza. Assolutamente Che sì. sono poche persone: assolutamente, assolutamente sì. Questo, evidentemente, fa parte anche delle fatiche di cui parlava il Cardinale in questo breve eh, parte di intervento. Però è anche la bellezza e la sfida, e soprattutto il fatto che che cerchiamo nei limiti del possibile di pensare insieme a questo modo di essere presenti. In molti modi, oltretutto, con la concretezza, ma anche, come si diceva prima, da un punto di vista eh, teologico. La CEI ha chiesto, proprio in vista del convegno grande di Firenze del novembre 2015, dal titolo significativo in Gesù Cristo il nuovo umanesimo, pensate a quante volte l'arcivescovo ha richiamato il senso di un nuovo umanesimo, il discorso alla città, in vista di questo convegno, di fare incontrare i mondi delle chiese, gli uomini della fede, di religione. Certo, ci sono alcune iniziative specifiche, diciamo monotematiche, nel corso dell'anno che coinvolgeranno molte altre chiese. In particolare è iniziato in ottobre e si concluderà a maggio un ciclo di dialoghi teologici tra la, organizzato dalla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale a cui partecipano teologi ortodossi. Provenienti da tutti i patriarcati ortodossi e soprattutto anche da tutto il mondo. Questi dodici incontri cercano di declinare secondo diversi aspetti il tema di Gesù Cristo e il nuovo umanesimo. Il prossimo incontro, che sarà a febbraio, avrà come tema le neuroscienze: giusto per dare l'idea, quale immagine di uomo si può eh, evincere anche da perché... questo tipo di. Anche perché ci sono cose che, realtà, che condividiamo tutti, perché siamo tutti sotto lo stesso cielo, siamo tutti persone, abbiamo gli stessi problemi umani, concreti, a prescindere poi eh, appunto dalle ideologie. E siccome non si può dimenticare ciò che è accaduto in questi giorni a Parigi, anzi eh, voglio segnalarvi che in tutte le 1107 parrocchie della diocesi di Milano domenica si pregherà proprio per i morti eh, delle terribili stragi di questi giorni parigini dolorosi. Noi però abbiamo chiesto una riflessione breve eh, sul come anche vivere insieme in questa nostra Milano a Paolo Branca, che lei conosce bene perché è responsabile del settore per l'Islam del servizio comunismo e dialogo della diocesi e poi è docente di lingua e letteratura araba, di islamistica, in cattolica, insomma, persona informata dei fatti, ascoltiamolo. Io non credo che ci siano particolari eh, timori all'orizzonte eh, per tanti motivi, eh, voglio sperare anche per il dialogo che si è tentato di fare, ma anche un po' per l'indole dei milanesi e degli stessi nostri ospiti che vengono dalle altre parti del mondo. Eh, si può certamente e si deve sempre fare di più. Eh, perché dietro il dialogo a volte mh, si nascondono soltanto, si celano, si indicano eh, degli incontri un po' formali di rappresentanti che si scambiano gli auguri o si fanno dei complimenti, ecco il dialogo deve diventare qualcosa di molto più eh, quotidiano nella vita di tutti i giorni tra le persone e le famiglie, penso al 25% di bambini musulmani che ormai sono stati censiti nei nostri oratori della diocesi, eh, lì senz'altro qualcosa di più eh, si può e si deve fare. Dialogo con tutti o bisogna escludere qualche uno per motivi di estremismo tale che non può sedere a un tavolo di trattativa, anche di trattativa informale? No, beh, io a parte chi si macchia di reati, io penso che la, la porta deve rimanere aperta a tutti. Ed è proprio la, uh, il percorso di condivisione che si fa che uh, sarà un percorso anche in qualche modo di esclusione. Uh, ci sono dei centri molto chiusi che non hanno nessun rapporto con il quartiere, con le parrocchie vicine, che non sono molto autoreferenziali, uh, sono già isolati ma in un... Um, All'interno, nel quadro di una collaborazione invece più vasta e sistematica, saranno loro i perdenti. Oggi paradossalmente sono i protagonisti perché fanno la voce più grossa e la maggioranza silenziosa, appunto, non si fa sentire. Così come un ecumenismo di popolo, un dialogo di popolo interreligioso? È una parola che faccio fatica ad usare perché è troppo impegnativa, eh, diciamo che dobbiamo imparare a conoscerci e a rispettarci, poi forse qualcuno con la preparazione e i tempi dovuti potrà persino arrivare a un dialogo teologico. Oltretutto in questi stessi momenti nei quali stiamo andando in onda, il professor Branca è presso la Regione Lombardia perché si stanno svolgendo, anzi si stanno concludendo le audizioni eh, della Commissione Territorio proprio per affrontare il tema dei luoghi di culto. Abbiamo detto ecumenismo di popolo, una cosa che sta molto a cuore al cardinale Scola. Certamente. Diciamo che il Papa tra l'altro è intervenuto dando due nuove... Accezioni che si aggiungono alle altre più tradizionali dell'ecumenismo. Ha tradotto questo ecumenismo di popolo in ecumenismo da fare. Esiste cioè una realtà che è propria, diciamo, della gerarchia delle chiese, una realtà che è propria dei teologi, una realtà che è alla portata di tutti, che è quella dell'ecumenismo spirituale, senza la quale tutto il resto verrebbe meno, ma poi esiste anche un ecumenismo. Lo definisce appunto da fare perché è quello che tocca la nostra vita quotidiana. Quanti tra noi incontrano persone cristiane di altre comunità al lavoro, sulle, sui mezzi pubblici, i figli a scuola? le badanti in casa, certo. quindi negli oratori. Infatti quindi... anche l'incontro del primo gennaio poi ha visto la presenza di bambini perché Esattamente, eh, i questo pastori protestanti... È ecco c'è anche lei. <ride> Questa è la pastora anglicana appena nominata, prima c'era una famiglia di serbi, alcune comunità sono abbastanza piccole e non riescono a mantenersi permanentemente un prete. Qui abbiamo appena visto... Eh, i sacerdoti copti e eh, la realtà copta a Milano è sicuramente la più importante che abbiamo perché numericamente parlando assume delle dimensioni che quando le abbiamo scoperte siamo rimasti a bocca aperta anche noi. Non a caso eh, per la città di Milano, zona 1, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani si apre sempre. Domenica, naturalmente, si apre presso la chiesa che viene officiata in rito copto ortodosso è, è in via chi... Senato esattamente. In via Senato è diciamo la chiesa principale dei copti a Milano. È l'unica chiesa che noi abbiamo dato loro. Loro se ne sono costruite altre sei a Milano e una bellissima con un monastero alla Chiarella a Cinisello. Oltre alla chiesa c'è anche la residenza del vescovo, che è veramente un personaggio di una bellezza spirituale, ma non solo, incredibile. La chiesa di Via Senato è la chiesa San Pietro in Celestino, insomma, è molto nota. Ecco. Allora adesso per noi una segnalazione prima di passare poi eh, alla terza parte, perché giovedì eh, 22 gennaio proseguono eh, gli incontri con la presenza dell'arcivescovo presso il centro pastorale ambrosiano di Seveso eh, in via San Carlo 2, incontri con i sacerdoti per classe di ordinazione. Questa volta l'incontro riguarda coloro che hanno da 26 a 40 anni di ordinazione presbiterale, cioè eh, di messa. La eh, introduzione sarà affidata a Monsignor Luca Bressan e poi l'istruzione del cardinale. Eh, quindi trovate comunque tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it. Ora noi ci lasciamo ancora per qualche momento, ma torniamo insieme nella terza parte dove tireremo un po' le fila di questo discorso che stiamo portando avanti con il nostro ospite grandissimo. Che ringraziamo ancora perché è un uomo impegnato, il diacono Roberto <ride> Pagani. Ritrovati, ci siamo lasciati con un evento importante, un incontro a Seveso presso il centro pastorale Ambrosiano, la segnalazione, il cardinale con i preti. Ma eh, eh, il nostro ospite voleva dirci che proprio a Seveso si svolge un altro evento importante la, succe la settimana successiva. Eh, in coincidenza con quello che sarà l'incontro con i preti con più di 40 anni di messa, vedrà una tre giorni tra tutto il clero della Chiesa greco-ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli, in Italia sono circa 60 preti, che incontrerà un notevole numero di presbiteri ambrosiani per una tre giorni di incontro, ascolto e confronto sui temi pastorali. Questo è un incontro che ci fu chiesto dal metropolita eh, Gennadios, che è l'arcivescovo responsabile della diocesi greca in Italia proprio durante la visita a Costantinopoli, che il cardinale ha accolto in maniera entusiasta sin dall'inizio, tant'è che il giovedì 29 nel pomeriggio a Seveso il cardinale e il metropolita parleranno insieme ai presenti a questo evento di convivenza, di conoscenza e di confronto pastorale tra due cleri di, una, di, di due chiese non in piena comunione tra loro, ma che no. vogliono percorrere insieme il Cammini. cammino verso l'unità. E allora ascoltiamo ancora l'arcivescovo, perché proprio non è che ci siamo messi d'accordo, ma proprio in questo senso mi sembra che vadano le sue parole, che sono un po' come il suggello del discorso che abbiamo portato avanti in questa puntata. A una Milano che cerca e vuole un'anima unitaria, a un'Europa che si dibatte in una crisi che sembra insuperabile ed è segnata da molte stanchezze anche dentro le nostre chiese e comunità, noi abbiamo la possibilità di mostrare l'azione dello Spirito che dà vita, che fa nuove tutte le cose. Abbiamo la possibilità di dare l'acqua che disseta la Samaritana al pozzo. Preghiamo insieme lo Spirito perché ci aiuti a costruire quindi cammini di comunione che consentono di dare visibilità concreta al tesoro della nostra fede. Chiedo in modo speciale alla delegazione cattolica di moltiplicare i propri sforzi perché l'evento dell'Expo sia l'occasione per mostrare a Milano il volto di un cristianesimo plurale ma sinfonico, diverso ma unito. Ecco il volto di un cristianesimo sinfonico, che bella espressione. È, davvero, e da questo punto di vista è opportuno pensare che sulle iniziative, sul modo con cui saremo presenti Expo, abbiamo iniziato a lavorare nel 2013, adesso abbiamo già l'occhio su alcuni eventi che si succederanno, in particolare il 2015 rappresenta... Il centenario di quello che è stato il genocidio armeno. Giusto, 24 aprile, il 24 aprile. 24 aprile verrà celebrato con ogni probabilità in Sant'Ambrogio alla presenza del Cardinale. Giusto il primo gennaio, nel contributo che abbiamo visto prima, il prete armeno presente qui a Milano ha invitato a nome del Cattolicos di Armenia il Cardinale in Armenia e con ogni probabilità quest'anno ci sarà questa visita e nello stesso tempo. Stiamo guardando al 2016 dove ci sarà il sinodo panortodosso, così come il pa grande evento del 2017 del è, mondo. Esattamente protestante. il quinto centenario della riforma di Lutero a Milano nel mese di luglio dello scorso anno è stata presente la realtà della Commissione Mista di Dialogo Cattolico Luterano, ha incontrato eh, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano proprio in Sant'Ambrogio e il percorso di lavoro disegnato da questa commissione ha un documento comune dal, tema, dal titolo Dal conflitto alla comunione. Non dimentichiamo che siamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, oltretutto eh, si interseca con la settimana dell'educazione alle nuove generazioni, la settimana dell'educazione dal 21 al 31 gennaio, quindi insomma momenti significativi e belli che abbiamo cercato di illustrarvi in questa puntata. Io vi voglio segnalare eh, un appuntamento importante altrettanto con l'arcivescovo che domenica 25 gennaio alle 10.30 sarà presso la parrocchia Santa Maria Assunta in Piazza della Libertà a Gallarate per la celebrazione eucaristica e l'incontro con i sacerdoti del decanato omonimo. Pensate il decanato più grande della zona pastorale seconda ha una popolazione di 154.000 persone quindi capite anche l'importanza e ancora brevemente eh, che eh, per chi ci ascolta non proprio di domenica eh, nel terzo weekend di ogni mese il museo Diocesano si è fatto promotore di una gran bella iniziativa lasciatecelo dire museo che è in Porta Ticinese 95 a Milano il mio amico museo laboratori persati per bimbi dai 3 ai 12 anni partecipano tantissimi musei cittadini, dall'acquario al, alla triennale, al museo archeologico, insomma, anche i nostri bambini possono crescere con, vedendo bellezza fin da piccoli ed è tanto importante così come dialogare, crediamo. E allora grazie al nostro ospite grazie Roberto Pagani, eh, diacono permanente della nostra Chiesa. Quanti siete diaconi permanenti ormai? Siamo oramai vicini ai 150. Beh, insomma, una bella realtà. Un giorno parleremo anche del diaconato permanente, magari così riusciamo a fare un po' di chiarezza perché non è, eh, non è così chiaro a tutti cosa sia certo. il diaconato permanente. La inviteremo ancora e lei, speriamo, dirà di sì. Io vi ricordo il sussidio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che potete trovare in tutte le librerie cattoliche, ma insomma anche in altri luoghi. Tutti gli eventi su www.chiesadimilano.it di questa settimana, grazie per essere stati con noi, non abbiamo altro tempo, eh, i nostri telespettatori, eh, coloro di Monza Prianza TV e quelli che ci seguono da molto lontano, Telepadre Pio, grazie davvero a tutti, ci vediamo prossima settimana giovedì 18.30. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie.